L'impresa erculea di progettare e trasportare ed erigere i generatori al nord ha portato l'impero britannico sull'orlo del tracollo economico. Poi il vero giro è giunto. Vabbè. Stavolta ho sviluppato una tattica infallibile. Che paura. Combatti il freddo, lo so. Allora, la prima cosa da fare è fare un gruppo di tende. Di mandare la gente a prendere la legna. Evviva! Sto gioco mi ricorda un bel momento di live. Avrà sempre un posticino nel mio cuore. Che vuol dire? Quale momento? Cioè? Servono lavoratori. Apri il codice. Ci sono troppe case ma le braccia scanceggiano. Lavoro minorile sulle attività sicure. Collegi. Famo il collegio, dai. Collegio lo famo subito, eh. Allora, il carbone ce l'abbiamo. La legna ce l'abbiamo. Ok, abbiamo abbastanza legna. Possiamo fare un collegio, così Ermassi è contento. Poi io volevo fare subito l'officina. Che cazzo? Ah, la legna, ok. Una cucina. Allora, la mia idea è fare tutte le case vicine. Perché non va avanti? Ok. Perché sta aumentando il malcontento che non ho fatto niente? Cazzo, ma non c'è la musica sotto, aspetta. Ora sì. No, i bambini non li mando a zappare, gli faccio il collegino. Sta prendendo cura dei bambini. Speranza aumentata, perfetto. Tra l'altro adesso ho capito quanto è importante anche... Dov'è che avevo mandato i specialisti? Qua. 5 specialisti. No, qua non voglio gli specialisti, fermate. 5 lavoratori. Li mando qua. Qua servono gli specialisti. Nuove ricerche, caldaie a vapore, inizio. Malattia, assistenza sanitaria, ok. E salute, accampamento medico, poi ho famo. Grave penuria. Il numero di malati aumenta. Non disponiamo di materiali a sufficienza a costruire un accampamento medico. Apri il codice. Turno d'emergenza. Vai, firma, dai. Aumentato il malcontento. Giustamente mi devono rompere il cazzo. Si è lavora e si fatica. Allora, questo lo metto qua.
Adesso mi devo ricordare. Ho mandato a fare il coso di calore. Ok, sì, ci sta. Stanno prendendo il carbone. Servirebbero i cacciatori. Quindi devo fare anche un ritrovo dei cacciatori. Qua ho fatto la cucina. Ok. Ci sta. Eccoci. Una famiglia disgiunta. Faremo il possibile. Qua una nota di ringraziamento. Grazie. Speranza aumentata. Mo levatevi dal cazzo. Ritrovo dei cacciatori. Ci serve del cibo. Ritrovo dei cacciatori, però non ha bisogno di freddo. Lo posso mettere anche dietro. Non ce ne frega un cazzo. Non lo devo mettere vicino. Anche l'officina la potevo mettere dietro. Beh. Vabbè, ormai è andata. Cosa devo leggere? No, preferisco non sapere niente, grazie. Cosa devo leggere? Che cazzo vuoi? Ma la ricerca perché non è partita? Ah, l'abbiamo trovata! Poggers. Perfetto. Abbiamo terminato la legna. Vabbè, non ti preoccupa. Gente nel nostro convoglio. Ok. Qua ci posso mettere le persone a andare a caccia. Questi stanno a prendere la legna. Questi prendono il carbone. Li mandiamo qua. Questa cosa mi dà veramente fuori di testa. Però vabbè, ce la tocca farlo. Qua che c'è? Ah, gli specialisti. Vai. È possibile introdurre una nuova legge. Sono importanti le leggi, vero? Cimitero, smaltimento dei cadaveri. Cimitero. Speranza aumentata. Sto andando bene. Cimitero va costruito, giustamente, eh. Facciamo subito. Cimitero posta anche dietro, ce ne frega un cazzo. Poi perché si ammalavano spesso questi stronzi? Per il freddo. Ah, devo costruire la radiovedetta. La devo ricercare pure. Due palle. Quando inizi. Posso fare due ricerche contemporaneamente, no, vero? Mi devo ricordare di mandare questi a lavorare, a prendere il carbone, magari. Ma c'è gente che non sta lavorando, porco de due. Cinque disponibili. Ah, tra l'altro avevo dato i nomi alla chat. Vabbè, non mi vado a ridare i nomi. Ah, regà, Tadone. Radio vedete, è stato studiato. Si costruisce subito. Caldaia a vapore ancora non serve, eh. Salute, risorse.
Fai i punti di raccolta. Li devo ricercare. 5 ricercatori. Aspetta. Dove avevo mandato i ricercatori qua? Faccio attrezzi da caccia. Ah, cercano tutte e due la stessa cosa, ma sono più veloci, mo. Giustamente. La chiavetta costruita. Ma il punto di raccolta che cazzo è? Spiega un po'. Dai, Ale Diva, scrivi qualcosa, mo ti leggo, scrivi. Ciao Drake. Allora, innanzitutto devo fare il gruppo. Ok, questi vanno a caccia. Mi servono 5 lavoratori che vadano qua. Più 40 di legna che non c'ho. Mi serve un attimo una cosa. Mi serve il punto di raccolta da capire che cazzo è. Ogni volta che vengo qui, I am abused. Le persone impegnate a lavorare qui raccolgono i soldi da mucchi di carbone, casse di legno, rottami di acciaio. Ma che c'entra sta cosa? Penuria di risorse, apri il codice. Turni prolungati. Fare dei straordinari provoca il malcontento. Il malcontento aumenterà lievemente. Non voglio, arena. I combattimenti serali diminuiranno il malcontento. Mi piace. Se ci sono tipo carbone e acciaio vicino al punto di raccolta e piazzato nel mezzo, raccoglie entrambe. Ah, davvero? Ma non c'ho la legna però, quindi non lo posso fare. Aspetta, ma stiamo ricercando qualcosa? Ah sì, la caccia. Sono tornati col cibo. Eccoli. Allora, facciamogli prendere la legna. Perché è aumentato il malcontento? Che è successo? Cazzo! Ah, qua li prendere tutti e tre. Mi domando perché ieri Cristo Dio non me l'abbiate detto. Non v'è dubbio alcuno, parca. Ok, adesso è collegato. Attrezzi da caccia studiati. Ok. Cos'è? Assideramento, dobbiamo fare qualcosa. Valuta se approvare la legge sulle cure radicali o sulla tutela della vita. Il malcontento aumenterà lievemente. I malati gravi non saranno curati e continueranno a costituire un peso. I malati gravi occuperanno posti letto negli accampamenti medici. I malati gravi saranno curati negli accampamenti medici. La speranza... però ci stavano, mi pare che c'erano le protesi, no? A un certo punto. I bambini dei collegi daranno una mano nelle strutture mediche aumentandone l'efficienza. I bambini dei collegi daranno una mano nelle officine velocizzando la ricerca. Bello questo. Le perdite di speranza causata dalle morti è dimezzata.
Ho capito, ma è difficile questa, raga. Vabbè, mo non lo posso fare, pise. Come faccio ad abbassare il malcontento, comunque? Mannaggia la puttana, però. Ci abbiamo 8 malati. 8 malati gravi. Devo costruire ospedali. Che palle, porco due. Che palle. Data leggi alle diva. Boh, non ho voglia di recuperare quello che hai detto. Tanto sarà una cazzata. Massuca. Ma non c'è i specialisti. Dove stanno tutti i specialisti? Sono tutti pieni i specialisti. 5 qua, 5 qua. Come faccio? Devo toglierli da qua. Guarda quanto sta aumentando il malcontento. Freddo in casa, freddo al lavoro, mancanza di cure mediche. Mamma mia. Quanto costa una caldaia? 20 di acciaio. La devo mettere, infatti. Intanto faccio partire un'altra ricerca. Vai. È la legna, raga. Che cazzo è? Cura di malattia. Apri il codice. Listen everyone. New law is signed. Capito? Ci abbiamo 20 malati. 10 malati, 10 in cura. E me devo... Quanti cazzo di ospedali devo fare? Puledro. Tosto. Allora, ragazzi, facciamo un accordo. Per chi è in chat, quando qualcuno fa una domanda, chiede cos'è, gli potete rispondere voi. Tipo Puledro impennato. Mi potete aiutare a gestire la chat quando sono preso dal gioco, per favore? Ciao, 10.000. Ciao, Jimmy. Ciao, Airwak. Dai, raga, dai, datemi una mano. Aiutate Puledro impennato. Gestionale. Non è solo un gestionale. È il souls dei gestionali. Ok. Senza contratto di assistenza fatturo 75 più IVA. Vuoi un pacchetto di ore o procedo così?
Cosa cazzo vuol dire questa cosa che hai detto? Non c'entra nulla. Quanta di legno. Serve qualcuno che vada a prendere la legna. Solo la legna però. C'è altra legna? Merda. Esplorare. Accompagna i sopravvissuti fino alla città. Vai. Sì, ma raga, ma mi hanno rotto il cazzo però, eh. Data, mai saputo dell'articolo di Avere sugli stupri? Che stupri? Cioè? Cioè? In attesa. Ora ci abbiamo 32 in più. Senza casa, tra l'altro. Ma 5 li mandiamo qua. Quanti specialisti ci avevamo in più? Altri 5 specialisti? Allora bisogna fare un altro ospedale. Merda, 25 di legno. Tocca fare un'altra ricerca. Segheria. Peffò. Mo chi è? La prima amputazione, dobbiamo fare qualcosa. Ma vedrò Diego, rotto il cazzo. Puoi mettere i nomi degli utenti della tua community. Così almeno ci ribelliamo subito anche nel gioco. Abraham Sharman. Ale Diva. Saitama. Mettiamo qualche nome nuovo, dai. Hancock. Fefo. Ale 87. Porco di, che cazzo è? Bart Page. Latifondista incazzato. Se non metti Elon e Green, io protesto formalmente. Bernice Einstein. Elon. Azzurra. Mettiamoci pure mala sorte. Mettiamoci anche Drake. Chi è che vuole essere infilato dentro? Sto mettendo gente senza sub, eh. Pensa che streamer che sono. Gente non abbonata, sono uno streamer incredibile. Scrock 88. Pazzesco, eh. Gab Rigo. Ma perché mi sto colando il cazzo di naso? Cimone. Uomini e donne non ci interessa, eh. Baldan. Sì, vabbè. Vabbè, li metto tutti. Già mi avete rotto il cazzo.
Flami. Io ti devo mettere. Io non ho messo Z cazzi. Pala. Rosiel. Basta, basta. Fatemi lavorare. Mugger è il problema. Un paziente terrorizzato. Subirà un'amputazione. Probabilmente questa persona morirà. Merda, non ho mandato a prendere a cacciare. Mamma mia, che difficoltà immane. Allora. Accampamento medico. Porco dici quanto è difficile. La segheria l'ha trovata, l'hanno fatta? No, ancora no. Fatemi vedere un attimo quanta produzione c'è di carbone. Perché zero? Ma come zero? C'era nessuno a piar carbone, li mortacci vostra. Segheria è stato studiato. Me la costruisce la segheria? Come si fa? Basta, ho deciso che non leggo più One Piece, mai più. Non leggo One Piece, non gioco più. E gioco solo Frostpunk, sempre, basta Reaction, basta tutto. Solo Frostpunk, tutta la vita, Frostpunk, Frostpunk. Data Frostpunk TV Channel, vaffanculo. Dovrei iniziare a riscaldare 5 case molto fredde entro le prossime 24 ore e mantenerle calde per i prossimi 2 giorni. Lo farò. Sto gioco prende Civilization, Populis, Europa Dada, Universalis e Humankind. Hai bisogno che noi Autobot aiutiamo a portare superiore del carbone. Qua morono tutti. No, sto a posto così, grazie. Oh! Arena non costruita. Porco dinci, ma come arena non costruita? Ma perché tutte le cose che faccio hanno una scadenza? Accompagnare i sopravvissuti fino alla città. Allora, qua ci mettiamo 5 di questi. Ok. Ok. Ma se non fa mala strada però, raga. Dio Cristo! Ma qual è il problema? Io non sto capendo. Ok. Adesso dobbiamo riscaldare le case. Dobbiamo costruire le case. Dobbiamo fare una casa di cura. Non è adiacente alla strada. Vabbè, la fama alla strada. Va bene?
La casa di cura la stiamo costruendo. Le case le devo mantenere vivibili. E secondo me lo riusciremo a fare. Die però leggi porco 2. Cosa devo leggere? Promessa sulla casa mantenuta. Le case le sto facendo. 55 affamati, 18 malati non gravi. Ok, posso fare le strade. Trovo un altro accampamento in attesa. Vai. Questo l'ho mandato. Malcontento. Promessi infrante 1. Vabbè, la gente ha fame, pessima assistenza sanitaria e carenza di alloggi. Io cane, aspettate un attimo. Mo' li metto a posto sti alloggi. Devo fare un altro alloggio. Questa faccio tutta la zona alloggi, così basta un cazzo di turbinio per mettere, per fare caldo. Cos'è? La gente ha fame. Diamogli da mangiare e facciamo scorte di cibo. Ci faccio, penso io. Tempo ce l'ho. Cinque senza casa, cazzo! Allora... ricerca. Cinquanta di legna. Ce la famo, ce la famo. Secondo me sto andando molto bene. Molto, molto bene. Data, ma sti due che se bevono lo sperma senza lattosio nella pubblicità, chi sono? Spiega. Chi sono? Chat? Ah, posso controllare una cosa? Se no vado nel panico. Vabbè, prendo le distanze. Andate a fanculo. Chi è? Prego. Sfama con più meno. Eh? Più meno. No, la minestra no. Additivi. La speranza è di diminuire levemente. Il malcontento aumenterà levemente. Alcune delle persone che ingiriscono segatura si ammaleranno. Nah. La speranza è di diminuire levemente. Il malcontento aumenterà levemente. No, ma non la metto sta roba. Sovraffollamento. Le strutture mediche andrebbero sfruttate al massimo della loro capacità, anche se ciò comportasse mettere i pazienti per terra. L'uso delle capacità ampliate provocherà malcontento e il malcontento metterà levemente. No, firmo questo, vai. Allora, questa giornata noi costruiremo più ritrovi per i cacciatori, in modo da andare più a caccia.
Mi pare giusto. Quanta gente ci abbiamo a racco... Ma perché non c'è gente che sta lavorando? Quindici. Ci serve il frantumatore di carbone. Pure quello lo devo fare. 27 malati. 6 senza tetto. 6 senza tetto. Ok, adesso ci penso io. Un'onata di ringraziamento, ok. Dobbiamo sfamare, ricordiamoci, sennò quelli lì vanno, cagano male, eh. Ma qua ci stanno i specialisti. Qua possiamo riempire. Qua abbiamo preso tutto quello che c'era in giro. Merda. Ci serve il frantumatoio. E lo devo ricercare. Però cosa sto ricercando? Un cazzo. Sono pieno di carbone, raga. Non c'è neanche più bisogno di andare a cercare. Sono tutti full questi. Va bene così, no? Oh! Porca troia. La fame, regà, è una brutta bestia. Ma questi stanno in attesa. Fa vedere che hanno trovato legna, razioni alimentari e nuclei di vapore. Porca troia. Questi li faccio tornare indietro però allora, scusa. Occorrono più letti per i malati. Aprirò un nuovo accampamento medico. Prometto che i malati riceveranno le cure. Tutti i malati! Ah, un terzo! Dai, lo faccio. Lo faccio già adesso. Tosta però, eh. Uno non ho fatto. Che cazzo serve per fare un accampamento? Ah, 25, è vero. Stanno i specialisti. Oh, sono tornati col cibo, raga. Fornisci cura alla gente. Rimanenti 3. Hanno portato la legna. Porca troia. Accampamento medico. Ne posso fare un trilione. Ma allora, nella casa di cura chi ci va? I malati gravi. Ah, ok. Ok, ok, ok. Allora posso fare un'altra ricerca. Ah, sto a fare il frantumatoio, ok. E posso costruire un'arena. Fammi vedere l'arena cosa deve fare. Ogni notte si terrà uno scontro corporeo abbassando il malcontento.
Perché c'è un cerchio però intorno? Va bene. E facciamo anche un'altra caldaia a vapore. Due caldaie a vapore. Mi piace. Prepara cibo a sufficienza per un giorno intero. Questa mi sa che non la mantengo, raga. Questa non la mantengo. Frantuma coglioni. Ancora con sto F. Che palle che fate. Allora, mo ci servono gli specialisti che vanno a lavorare là. Qua c'è stanno specialista. Qua ci stanno 10 specialisti. E li mando 5 qua e 5 qua. Promessa sulla sanità mantenuta. Godo. E i specialisti stanno lavorando. I lavoratori non mi ricordo. Ah, l'ho mandati qua, giustamente. Quindi 10 li mando qua. E questi non stanno lavorando. Questi non stanno lavorando. Ok, posto per ora. Nuova ricerca. Avanziamo, dai. Promessa mantenuta, godo. Sta finendo il carbone, per fa sta cazzata. 49 disponibili. Si sta rifacendo notte. Andiamo, mandiamoli a caccia. Oh, abbiamo un attimino cacato, malcontento a zero, speranza al massimo. Mua! Forse non manterremo quella degli sfamati. Prepara cibo a sufficienza per un giorno intero. Quello è impossibile. Era arrivata a 62. Davvero? Ma perché c'è troppa gente da sfamare. Non ce la faccio, capito? Dovrei togliere dei lavoratori da qualche parte. Così. Dov'era l'arena? L'arena aprirà i battenti alle 19. Nessuno sta combattendo. Ma devono portare il cibo. Andiamo subito avanti. Questa non deve stare mai ferma.
La serra è importante, molto importante la serra. Perché stanno... c'hanno freddo qua? Comunque niente, ragazzi, 27 su 72, non ce la faccio. Vabbè, sti cazzi, raga. Non in funzione. Razioni extra. Yeah. Fate meno danni. Allora, signore, un dottore desidera parlare di cure radicali. Questo specialista non potrà lavorare. La speranza aumenterà lievemente. Ok. Vabbè. Che è sto rumore, raga? Cosa sta... Non sta ricercando nulla. Aumento della portata. Consente di aumentare la portata del generatore ad ampliare la zona di riscaldamento. In tutto ciò, allora, qua ci stanno 10 persone che stanno tagliando la legna. Qua ci ho messo 15 a prendere questo. 15 a prendere il carbone. 15 a prendere il carbone. 2 a prendere il carbone. Ah. Questi e questi e questi l'ho svuotati. Dove cazzo sta la gente? Ma che stanno tutti male? 18 stanno male. 13 mutilati. Ma seriamente, frate? Fammi le protesi, oh. Malcontento. Lo so, raga. Non ho mantenuto una promessa. Mi dispiace. Freddo in casa, pessima assistenza sanitaria, freddo al lavoro. Freddo al lavoro, capito. Hanno trovato l'automaton. Godo. Mi dà fastidio che il malcontento e la speranza scendono e salgono di un pezzettino, ma quando uno infrange una promessa, porco dinci, vanno velocissimi. Cazzo, ma non l'ho mandati a fare la caccia. Non c'hanno cibo, mo. Merda. Questa addirittura è gelida. Meno amputazioni, ben fatto. Grazie. Oh, lo scopriremo Winterhome. Ma dov'è Winterhome?
Non riesco a produrre abbastanza carbone, raga. Consumo del carbone 12 all'ora. Ah. E cazzo però, mo ci deve stare meno malcontento. Però consumo un botto di carbone. Merda. Devo mettere un altro frantumacazzi. Grazie Rice, bella Jimmy. Rice 83 Gifty da Tier 1 sub tui lunga Jimmy trattino basso 14. They have given 526 gift subs in the channel. Altra ricerca. Estrazione del carbone. Miglioramento della segheria, carbonaia. Consente di costruire carbonaio e sfrutta le alte temperature per carbonizzare fino a 70 di unità di legna in un giorno lavorativo stanno producendo 210 unità di carbone. Qual è la migliore di queste scelte? Facciamo questo. La legna comunque è troppa. Dobbiamo mandare più gente a prendere il carbone. Cazzo, ma non me l'avevi detto che mancavano le strade? Spegni un radiatore, ora il reattore copre la sua zona. Perché dici? Ma non è vero, non è vero. Sì, ma appena lo spengo la gente va nel panico. Abbiamo terminato il carbone. Oh cazzo. Vabbè dai, per una notte non credo che vanno morono tutti, oh. Che hanno trovato? Nuclei di vapore e carbone. Winterhome. Stazione abbandonata, presto avremo delle risposte. Serra è stato studiato, vai, cerca un'altra cosa. I carbonaie, estrazione di carbone. Estrae dai giacimenti fino a 200 di carbone in un giorno lavorativo standard. Facciamo questo. Hanno preso il cibo? Vai. Preso tutto il carbone che c'era qua in giro. Tutto.
Perfetto. Nuova ricerca. Perfora le pareti del cratere portando alla luce alberi del puzzo. Fonderia, estrai minerali ferrosi. Vai. Generatore si è spento. Accendi. Senti, ma... c'è un botto di gente che ha molta fame. Devo incominciare a costruire comunque. La miniera di carbone è qua, davvero? Interessante. E qual era l'altra cosa? La serra. Scaldiamo tutte le abitazioni. Dovrei iniziare a riscaldare zero case molto fredde. Zero. Eh beh. Le devo mantenere. Ma il carbone? Ma sta a finire il carbone, non ce la farò mai. Non ho mandato la gente a caccia! Madonna, raga, ma sto gioco è folle! Non ha senso! Guarda quanto è bastata la speranza! Guarda, guarda, guarda! Ordine e disciplina, fede e spiritualità. Ordine e disciplina. Ronda di quartiere. Torre di guardia. Che palle sti cazzo dei londinesi!
Ma dove cazzo sta la gente? Dove cazzo sono finiti tutti quanti? 0 di 50, ma dove cazzo stanno? Che era arrivato l'automaton. Ma io pensavo che sta a giocare bene. Eppure mi ha detto male delle robe. Ok, è tornato tutto in funzione. Cazzo, sei sono ammalati di inedia, non hanno cibo. Fonderia è stato studiato. Cerchiamo un'altra cosa. Non c'ho il cazzo. Merda, Cristo di Dio. Quanto cazzo. Come faccio a aumentare la speranza? Di più di così. No, non ce la faccio, raga. Non gliela faccio a stare dietro. Non ce la faccio. Non capisco dove sta la gente. 28 stanno in cura. Questi sono mutilati. Non lo so. Non so dove stanno tutti quanti. Dove sono finite le persone. Questi andranno a caccia, ma non troveranno un cazzo. I ricognitori sono tornati, sani e salvi. Poco carbone è rimasto. Non mi pare che è poco, però ok. Il cibo della caccia l'hanno portato? Niente, non l'hanno portato. Boh.
Intervento tempestivo, mi fa piacere che sia finita bene. Non so, non ho capito cosa, però ok. Di nuovo, la gente si è libera da gente, 12 qua. Questi che lavorano qua vanno a caccia. Ce la famo, ce la famo, ce la famo. Questi vanno a caccia. Quelli che lavorano qua la notte non lavorano, li mandiamo a caccia. A caccia. A caccia. Quelli che lavorano qua la notte è chiuso. E li mandiamo a caccia. Vai. Io non ho capito, no? Ma Winterhout, là, come il Wintertown, come cazzo si chiama quel paese di merda? Ma io posso arrivare in tempo lì? E salvarli? Quindi quella cosa è scriptata che succeda. Ad un certo punto tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma succederà questa cosa qui. E come cazzo fai a recuperare una zona? Cioè, tu puoi giocare pure bene, ma alla fine ci succede sta cosa. È fatta apposta per far perdere un botto la speranza di quelli rimasti. Quindi, anche se stai giocando di Cristo, a un certo punto perderanno la speranza e tu devi trovare il modo per riacquistare la fiducia.